Come vedete, è il 1° giugno, siamo già ripartiti con motivazione, stiamo già lavorando e agendo per il futuro dell'Arezzo. La prospettiva intanto di aprire un ciclo vincente in una piazza importante, perché comunque sia l'Arezzo non dovrà fermarsi a vincere un campionato di Serie D. È chiaro che è un rischio che mi assumo, ma so che ci sono le prerogative di una proprietà forte, di una piazza e di una tifoseria in grado di poter fare cose che non avrei potuto fare anche in tante Serie C che mi hanno chiamato. Sono convinto di poter portare la mia esperienza e di poter cambiare anche all'interno dell'Arezzo, a livello gestionale, a livello organizzativo, alcune cose in cui comunque sia mi sono già interfacciato, e spero di mettercela tutti e di ripagare la fiducia che in questi giorni mi avete dimostrato. Sono quasi emozionato, perché è un posto che mi è sempre piaciuto, perché l'ambiente, la città, lo stadio, i tifosi. Negli anni passati c'era andato vicino, perché noi lavoriamo per vincere questa benedetta D, e credo fondamentalmente per un altro compito importantissimo: portare entusiasmo e riportare più persone possibile allo stadio. Io giocando bene al calcio e vincendo. È inutile che nasconda, ma noi faremo bene, faremo Serie B, in Serie D noi dobbiamo vincere. Dobbiamo vincere e faremo di tutto per farlo, ed estremamente convinti di poterlo fare. We'll be right back.
diciamo che ho toccato tutti i tassi con la squadra, perché non siamo né quelli delle prime sei giornate e non siamo neanche quelli del secondo mini girone, chiamiamolo così, di stare i ragazzi un po' più calmi, di avere più pensare più alla squadra e meno a loro stessi, guardarsi meno allo specchio ed essere più cattivi, specialmente agonisticamente quando si parla di giocare a calcio. Quindi voglio vederli con la rabbia addosso, poi se l'avversario è più bravo gli batto anche le mani, ma non fare come domenica che non siamo per niente scesi in campo, questo non va bene. I get a good feeling, yeah.